parlare alla Camera dei Deputati con un breve intervento suscitato proprio di no, grazie alla disponibilità di giornale con cui avevo parlato pochi giorni prima, e poi mi sono invitata qui, era assolutamente fuori preventivo, però era sincronico a tutto quello che io sto facendo da molti anni. Devo fare una premessa, perché mentre ognuno di voi ha un titolo ben preciso riguardo a tutto quello che è competenza legale, esperienza, mediazione e tutt'altro, io posso apparire come un animo dei suoni, come uno che dice ma che c'entra la verità. In realtà io da oltre 20 anni sono studiosa di scienza dello spirito. Quanti di voi hanno sentito questo termine? Diciamo che la scienza dello spirito ha 3 definizioni, che sono yoga occidentale, scienza dello spirito appunto, o antroposofia. Se gentilmente qualcuno di voi l'ha sentito, può alzare la mano. Beh, insomma, è già moltissimo. Io ho fatto dei corsi di formazione per una nuova figura professionale nel 2002-2003. Ho cominciato nel 1999-2000 con un corso di preparazione per i bambini, teatro pedagogico. Poi sono passata a 3 corsi FTS di formazione per il ruolo dell'interattore, una figura professionale che adesso è riconosciuta dalla Regione Lazio, che non esisteva. Che cos'è un interattore? È colui che riesce a interagire con il pubblico. Diciamo che è l'essenza stessa della mediazione. Perché a un certo punto ho cominciato a sentire, come persona che faceva teatro da oltre 20 anni, che c'era bisogno di qualcosa di nuovo? Perché l'esperienza e la vita è la nostra vera maestra. Voi che fate mediazione, se doveste cercare di tracciare una legge di quali sono i canoni e le situazioni, non potreste trovare una legge, perché comunque le persone che vi trovate di fronte sempre vi sorprendono. Allora, qual è la modalità scientifico-spirituale che ci permette di capire e di anticipare i percorsi, le tendenze, le evoluzioni? È andare a capire l'uomo, perché all'origine di tutto, di tutti i fenomeni alle quali noi dobbiamo confrontarci, c'è com'è fatto l'uomo. Come l'uomo interagisce, come l'uomo diventa conflittuale, come l'uomo trova la soluzione, è sempre centrato sulla sua costituzione animica. Ora, tutto quello che è conflittuale nel mondo è conflittuale in virtù del fatto che abbiamo diverse visioni della realtà. Una delle più grandi differenze della visione della realtà, che oggi si sta manifestando con sempre maggiore, criticità, è la grande divisione tra chi crede al fatto che l'anima sia preesistente dal corpo e chi invece è completamente materialista e dice no, credo a Darwin, credo che quelle cose in alto che fanno luce di notte e di giorno sono comunque palle di idrogeno, non si sa bene questo Big Bang come le abbia fatte, però impostando la vita materialistica ci si comporta in un certo modo. Impostando la questione in una visione spirituale ci si comporta in un altro modo. Ora, è molto razionale in questo tempo, assumendo i dati che abbiamo a disposizione, diventare materialista. Quindi io rispetto profondamente chi si dichiara ateo, chi si dichiara agnostico, perché se ha imparato quello che ci insegna a scuola e se vede come funziona dal telegiornale il mondo, come esiste questa profonda immoralità, comunque deve dire, caspita, quelli che credono stanno facendo qualcosa di incongruente con la realtà. Ecco che mi ricongiungo alla scienza dello spirito. Che cos'è la scienza dello spirito? Qui abbiamo tra l'altro uno dei più importanti rappresentanti del board italiano, della società antroposofica italiana, si chiama Giorgio Marino, una persona che fa un lavoro come tutti noi, anche al di fuori di questo, cioè se si occupa di produzioni film master, produzioni filmati, pubblicità e quant'altro, questo momento del ricambio. Ma ci sono persone oggi molto razionali che hanno capito che
con i sistemi che ci hanno dato non arriviamo a risolvere l'uomo, non risolviamo non solo i conflitti certe volte, ma non risolviamo il nostro progetto che dobbiamo compiere ognuno per noi, ma anche per le persone che vogliamo vedere bene, per capire dove dobbiamo andare pensando alla vita, pensando a che cos'è il nostro tempo, a che cos'è la risorsa umana. Per entrare in questa grande dimensione della scienza dello spirito, che fanno confluire subito sul piano di questo utilizzo pratico delle risorse, ho portato questo libretto che per caso mi trovavo in mano, in borsa, il giorno che sono andata a Roma, alla Camera dei Deputati, e non era a caso che era l'ultimo mese, era dedicato a come agiscono le forze spirituali dentro l'uomo. Allora, fin tanto che noi pensiamo che gli angeli, le forze spirituali siano delle icone da mettere la domenica o sul librettino quando il bambino fa la prima comunione e non sappiamo dove agiscono dentro di noi, abbiamo delle astrazioni. Ora, colui che ha dato l'avvio alla scienza dello spirito più di 100 anni fa, perché il centenario ormai si è stato celebrato, si chiama Rudolf Steiner. E Rudolf Steiner è un iniziato. Nel senso che non solo era veggente, nel senso che aveva il dono della visione di tutto ciò che non è fisico, cioè aveva sfondato quella vista fisica per arrivare a vedere, a percepire qualcosa che è spirituale. Se fosse qui adesso probabilmente lui avrebbe una percezione di questo gruppo in senso spirituale. Io questa percezione ce l'ho in un'altra maniera, nel senso che come attrice, avendo lavorato per molti anni in teatro, ho visto che si è sviluppato un fattore che non è ancora spiritualmente completo, però è un inizio di un processo di trasformazione che ognuno di noi potrà poi nel tempo verificare e sviluppare, che comincia con delle percezioni a livello di sensazioni sottili, possiamo dire così. Tutto quello che si svolge nel nostro sangue normalmente non è percepito. Io mi sono segnata due parole che ho sentito fare molte volte. Uno è accordo. Se voi sentite della parola accordo, c'è la radice cordis. E cosa significa fare un accordo? Significa accordarsi, e qui possiamo pensare a delle corde di violino che hanno delle misure. Se noi creiamo una giusta misura tra due corde, ne pizzichiamo una, quell'altra entra in risonanza. Creare un accordo significa creare una risonanza a partire dal cuore, che è proprio dal cuore. Perché il cuore, e ce lo dice Steiner in molte conferenze, ce lo dice la scienza dello spirito, ce lo dice qualunque tradizione iniziatica antica, presente e futura, ce lo dirà ancora, è un organo di senso. È un organo di senso però molto molto particolare. Noi pensiamo che sia una pompa che muove il circuito del sangue, in realtà è ciò come strumento biologico che accoglie la mediazione vivente che già è dentro di noi. Noi abbiamo un duplice sistema, nel sistema dei nervi, che è il sistema nervoso periferico e il sistema nervoso centrale. Quindi l'organo di senso del pensiero, se vogliamo, l'organo cerebrale, che tutti voi avete sviluppato ai massimi livelli, se siete avvocati, dare, persone, avete molti pensieri che dovete rendere compresenti nella vostra quotidianità, siete molto svegli in questo, dovete pensare però che quello che questo sistema dei nervi registra ha due vie di accesso, una diciamo che segue la parte centrale e va a innorarsi in questa zona del corpo umano che è fatta dagli occhi, fegato, stomaco, reni, polmoni, e un'altra che va invece alla zona periferica della pelle e a tutto quello che organi sensoriali superiori sono quasi tutti posizionati nella testa. Tutto tranne questo cuore. Quello che ci dice Steiner è una cosa che capovolge assolutamente i criteri della medicina di oggi. La medicina dice che il cuore è una pompa che muove il sangue. In realtà la scienza dello spirito ci dice che è la forza eterica del sangue che fa battere il cuore. E ogni volta che il cuore batte,
registra delle informazioni spirituali che provengono dai due lati della percezione umana, un lato esterno all'uomo, quindi il fatto di sensi, di immagini, di ricordi, i ricordi vengono da dentro, è fatto di sensazioni, colori, e questo è il grande mondo che noi dobbiamo imparare come mediatori a rendere compatibile con quell'altro mondo, che è il mondo che invece dal cervello va a raccogliere informazioni nei nostri organi interni. Una delle definizioni di uomo sano nel tempo che fu alla fine del Settecento era che l'uomo è sano quando c'è il silenzio degli organi. Immaginate che nell'antichità invece gli uomini iniziali sapevano che si potevano utilizzare tutti gli organi interni come delle specie di navigatori cosmici per poter indagare in modi più diversi il cosmo e l'universo, non solo umano, ma anche proprio fisico, cosmico. Ecco come gli antichi avevano potuto fare quelle cose meravigliose che noi tutti oggi vediamo. Però oggi questo concetto è già di sua assenza, perché se noi cominciamo a sentire il cuore, se sentiamo il fegato, vuol dire che qualcosa non va. Ed è vero, perché noi solitamente viviamo tutto con la testa. Ora, una buona mediazione, un buon incontro, invece, si verifica quando riusciamo a scendere, stando in equilibrio con i nostri pensieri, ma diventiamo strumentali a qualcos'altro. Noi abbiamo delle forze che interagiscono con noi sul piano spirituale. La tradizione di tutte le fedi riconosce la presenza degli angeli. Nell'antichità tutti sapevano che c'erano questi esseri spirituali che agivano nell'uomo. Ma come agiscono gli angeli nell'uomo? Agiscono secondo le tre gerarchie. Steiner divide quelli che sono i nomi classici della tradizione con dei nomi che ci aiutano a comprenderli proprio perché illustrano la loro funzione. E ci diciamo una cosa molto interessante, che l'uomo in realtà è capovolto rispetto alle forze che vivono nell'universo. Se noi prendiamo l'uomo e lo travolgiamo, possiamo vedere in lui un'immagine di una pianta, dove questa è la testa. La testa sono i nostri pensieri, sono la nostra forma mentale, sono i nostri ricordi. Quindi l'uomo sul piano spirituale, quando attinge al suo bagaglio dati, attinge a qualcosa che è passato. La testa si è creata attraverso ciò che era corpo dell'incarnazione precedente. Ora, questa cosa potrà essere accolta da qualcuno di voi che ha già elaborato la necessità di una teoria, di una conoscenza, di una dottrina delle vite ripetute per poter spiegare i fenomeni oggi presenti nell'umanità, perché la biodiversità dell'uomo non può essere spiegata se non in una continua diversificazione di un archetipo originario, la fuga di incarnazione, di modificazione sia dell'ambiente esterno ma anche delle forze che agiscono nell'uomo, sia ora, se voi avete un'immagine di questo, potete capire che nel vostro modello di pensiero e in quello dei vostri clienti presenti e futuri è instaurato un modello del passato. Però noi, se vogliamo lavorare verso il futuro, sappiamo che, ritorno a coinvolgere l'uomo, immaginate i piedi qua in alto, il torace, la testa, la laringe, l'organo della parola. Allora, che cosa accade? Le gerarchie celesti, serafini, cherubini, troni, spiriti della vita, spiriti del movimento, spiriti della forma, arcani o spiriti del tempo, arcangeli e angeli. Questo è il modo in cui le forze spirituali lavorano dentro l'organismo fisico dell'uomo. Cosa vuol dire? Nella testa abbiamo gli esseri spirituali della terza gerarchia, quelli più vicini al cuore. È chiaro che se stiamo così e consideriamo questa come guida dell'uomo, in effetti è così, perché noi ci facciamo guidare da qualcosa che è un nostro senso di identità e sentiamo sì qua nel cuore, perché quando un bambino dice io, non dice qua, dice qua, fa un segno proprio istintivamente. Però abbiamo bisogno del pensiero per poter raccogliere tutti gli elementi da fuori e organizzare con quelli che vivono.